Il fiore all'occhiello dello sposo, le composizioni floreali nei banchi in chiesa, l'allacciatura del corpetto della sposa, la torta nuziale. Dettagli apparentemente insignificanti che possono in realtà diventare scatti originali e d'impatto. Date all'album di nozze un ritmo. Limitarsi a stampare una serie di primi piani degli sposi, per quanto suggestivi, potrebbe rivelarsi poco efficace. Le foto di dettaglio si rivelano preziose perché creano una pausa nella narrazione e sono molto apprezzate dagli sposi. I ritratti della sposa non devono per forza attenersi alle pose classiche, in cui la sposa è in piedi in mezzo alla stanza e cerca il più possibile di mostrare l'abito. Scattate un ritratto ambientato che sia comunque ricco di dettagli, ma crei anche un'atmosfera particolare. Una grande finestra coperta da una tenda offre la perfetta fonte luminosa per un ritratto con luce ambiente, in cui la sposa assume una posa comoda e facile da mantenere, senza rinunciare allo sfoggio del vestito. A volte l'errore controllato porta a risultati molto piacevoli. Se volete enfatizzare la solarità della sposa, sfruttate l'effetto della sovraesposizione. L'abito appare meno tangibile e dettagliato, come una nuvola di luce, e la carnagione della sposa più eterea. Dal punto di vista pratico, per ottenere questo risultato, posizionate la fotocamera sull'impostazione manuale. Esponete a valori di più 1 e più 2 rispetto all'esposizione corretta indicata dall'esposimetro. La memoria fotografica della cerimonia è legata moltissimo al bianco e nero, che non è sorpassato, ma anzi ricco di fascino. Inframmezzate l'album con foto a colori e in bianco e nero. In alcuni casi otterrete situazioni davvero di grande impatto, che sembreranno uscire da un matrimonio d'epoca. Per ottenere migliori risultati, non fate una semplice conversione da colore a scala di grigi, ma usate il miscela canali, andando a visualizzare i contrasti e le rese in bianco e nero che preferite. Un fotografo che vuole davvero creare la storia di un evento e della cerimonia si sveglia presto, non solo al mattino, magari anche il giorno prima, per fotografare i dettagli che durante il matrimonio, ad esempio, non potrebbe realizzare. I preparativi a casa della sposa, la fase del trucco, dell'acconciatura, della vestizione. A volte, per poter descrivere davvero un momento, è necessario raccontare il modo in cui l'hanno vissuto le persone che erano presenti. La commozione dei parenti e l'esultanza dei tifosi sono immagini altrettanto importanti e interessanti del momento clou.